La firma digitale conferisce valore legale al documento elettronico su cui è apposta, grazie al sistema crittografico a doppia chiave di cui si avvale, e rappresenta quindi a tutti gli effetti la firma del titolare, diventando così l'equivalente della tua firma autografa su documento cartaceo. Ciò è dovuto al fatto che la firma digitale viene rilasciata da una Certification Authority che rispetta le direttive europee, a seguito della procedura di riconoscimento dell'identità del richiedente e a garanzia della sua unica associazione con il soggetto a cui appartiene. Sapevi che l'Italia è stato il primo paese al mondo ad aver attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici? La firma digitale, di conseguenza, diviene uno strumento adatto sia per firmare i documenti destinati alla pubblica amministrazione che per la siglatura di contratti, fatture, bilanci e molto altro, sia tra privati che tra professionisti ed aziende. Fai attenzione però, perché solo una firma digitale qualificata soddisfa queste funzioni. Vuoi saperne di più? Guarda il prossimo video sulla firma digitale.